Ok. Poi andiamo. Dammi la mascherina, Loredana. Dobbiamo tenerlo sul palco, Franco? Dobbiamo tenerlo sul palco. Loredana? Ciao, ciao. Sì, ciao, ciao a tutti, buongiorno. Siamo distanziati e possiamo anche toglierci le mascherine qua, almeno sul palco, voi siete tutti belli protetti. Cominciamo questa giornata, anzi questa settimana di eventi che contraddistinguono il lavoro di questo, del nostro istituto, del CPM Music Institute. Due volte l'anno ci fermiamo ed è dal 2006 che portiamo avanti questo progetto, che è un progetto che consente agli studenti di fermarsi per una settimana e dialogare con gli operatori del nostro mondo musicale, della popular music, il nostro riferimento qua in questa scuola, ma non solo ovviamente, quindi anche tutti gli altri generi. Però oggi è un momento speciale, un momento bello, anche perché siamo educational partner della Milano Music Week e quindi siamo collegati con loro, e saluto ovviamente tutti gli organizzatori della Milano Music Week. Saluto e do il benvenuto anche al nuovo assessore che ci accompagnerà anche per le prossime. È certamente un'occasione bella, importante per voi studenti, ma credo anche un po' per tutte le persone che amano entrare un po' più in profondità nei meccanismi di relazione e nei meccanismi che consentono alla musica di entrare nei cuori della gente. Questo istituto non è soltanto un luogo di formazione, è anche un luogo di ricerca, e in quanto tale ricerca ovviamente diciamo, nell'ambito delle relazioni tra la struttura emotiva della persona e l'elemento musicale, quindi la musica con tutti i suoi generi. Non sto qua adesso ad elencarvi tutte le iniziative in corso, sono tante, però diciamo che questo momento è un momento bello, è un momento particolare, perché certamente si respira un'aria di grande fermento. La musica è qualche cosa che non dovrebbe dividere la gente, ma dovrebbe unirla. Il suo compito è quello di unire le persone, di fare in modo di poterle far percepire a tutti il valore della nostra dimensione interiore, della nostra anima, di quello che in qualche modo è l'esperienza della musica, perché la musica è fondamentalmente un'esperienza, non è soltanto modo per liberare la creatività dei musicisti, delle persone che bene o male fanno questo tipo di lavoro per passione, ma è un'esperienza. L'esperienza tocca prima di tutto gli ascoltatori. Gli ascoltatori sono il 98% delle persone che godono di un 2% di altre persone che la musica la fanno, la immaginano e la offrono al mondo. E dimenticarci dell'esistenza di questa enormità e considerarla soltanto come
un mercato a cui vendere qualcosa, ecco, è un'attitudine che a mio avviso va in qualche modo considerata, va considerato questo aspetto, che è decisamente merito del fatto che la musica è qualcosa di assolutamente naturale, come respirare, e quindi automaticamente sembrerebbe quasi inutile dover rimarcare gli elementi che costituiscono la sua qualità. E gli ascoltatori invece non sono solo mercato, non sono soltanto qualcosa a cui vendere qualcosa. La musica è materia, e in quanto materia è qualcosa che arriva nell'intimo degli individui, li modifica, ci fa gioire, ci fa muovere, ci fa fare un sacco di cose, ma soprattutto crea dipendenze, buone dipendenze. Dipendenze soprattutto le crea nei ragazzi, perché la musica è come l'acqua per le piante nel periodo dell'adolescenza. E quindi automaticamente siamo di fronte a un fenomeno che va osservato. E in questo momento ci sono tante divisioni, come dicevo. La musica può unire, ma pare anche lei essere un elemento divisivo, soprattutto tra generazioni, le generazioni quelle che si possono definire dell'epoca analogica e quelle dell'epoca digitale, che si guardano un po' in cagnesco. C'è proprio questa attitudine, spesso e volentieri, di persone attempate che hanno i capelli grigi come me, di considerare la musica di attualità, la musica d'oggi, come qualche cosa di abominevole, brutta, qualcosa che non gli dà nulla. Ecco, io e noi questa mattina vogliamo fare un piccolo viaggio, non tanto per vedere che cosa è meglio e che cosa è peggio, ma per provare in qualche modo a far comprendere agli uni e agli altri quali sono le vere differenze tra la qualità del suono. Perché voi vi dovete immaginare che ogni volta che ascoltiamo un brano è come se mangiassimo una torta, è come se facessimo un pasto. E allora, se una torta la facciamo con la farina, con il burro, con lo zucchero, e poi ci mettiamo i canditi, e poi ci mettiamo quello che vogliamo, una musica ha la sua farina. E che cos'è la farina della musica? Il suono. E se da un certo punto di vista la farina per fare una torta è magari coltivata in alta montagna, quindi un grano coltivato in alta montagna, magari che arriva da produzioni biologiche oppure biodinamiche, oppure se questo stesso grano è stato coltivato in luoghi assurdi, pieni di contaminazione, con sistemi che non tutelano chi mangia quelle cose. Ecco, noi ce la mangiamo la torta, e magari è buona, ma poi, in qualche modo, nel suo trasformarsi, ciò che bene o male accogliamo è qualche cosa che certamente non è la stessa cosa. Quindi una farina di un certo tipo e un'altra hanno grande differenza. Il suono è la stessa cosa. La farina del suono è la stessa cosa. Che differenza c'è tra un suono analogico e un suono digitale? Questa è una delle domande che bene o male ci facciamo. Quindi per un attimo ci mettiamo dalla parte dell'ascoltatore, proprio per superare le ragioni di questo disagio che oggi ci invade tutti quanti. E allora ringrazio i musicisti che sono qua, grazie ragazzi, fatemi un applauso perché ci accompagneranno questa mattina. Oh, tenete presente che li ho avvertiti ieri, ho scritto le partiture che dobbiamo fare questa mattina, perché è stata una giornata complicata, e poi soprattutto le idee, a me piace consumarle fresche, e quindi è anche bello che
tante delle cose che avverranno questa mattina sul palco saranno create al momento, no? Ci facciamo uno spaghetto alla matriciana proprio qua tutti insieme. Allora, per prima cosa io volevo farvi osservare questi strumenti che ci sono qua. Allora, ciao Daniele, abbiamo qua una serie di pletore di tastiere, tasti bianchi, tasti neri, tante manopole, tante cose, e qua sarà il mondo del digitale. Poi noi di fronte qua abbiamo invece una macchina che è la rappresentante prima della nostra organizzazione musicale contemporanea, quella che la macchina che organizza il sistema tonale e modale, tutto quello che in qualche modo siamo riusciti a costruire per darci la possibilità di illuminare il nostro mondo di fantasia, la nostra immaginazione, le nostre emozioni. Allora, perché questa macchina che ha 220 corde? 220 corde. E ha un peso che si avvicina alle 3, ai 4 quintali, credo che sia, 4 o 5 quintali. Sappiamo cosa abbiamo dovuto fare per portarlo qua. Che senso ha oggi che esista ancora una macchina di questo genere se, per esempio, per emulare una macchina di questo genere abbiamo un suono di pianoforte che gli somiglia? Prego, lo fai? Ok. Puoi suonare tu? Allora, abbiamo sentito due cose. Abbiamo sentito una qualche cosa che si avvicina a questo suono, e a noi basta questo. Perché? Perché questo ci ricorda il suono naturale, ce lo ricorda. E quindi ogni volta che fallo ancora? Ogni volta che lo sentiamo, in qualche modo sappiamo che si tratta di un pianoforte. Ma qual è l'esperienza vera di chi ascolta un pianoforte? Che cosa vive chi lo suona e soprattutto chi cosa vive chi lo ascolta? Allora, vogliamo fare una prova per capire esattamente che cosa viene fuori da un pianoforte. Vieni. Facciamo tutto in diretta, vieni. Vieni dentro, fategli un applauso perché adesso farà una cosa particolare. Vieni qua, vieni su. Perfetto. Come ti chiami? Simone. Allora, Simone, tu hai mai vissuto nella tua vita l'esperienza di ascoltare gli armonici di un pianoforte? Fortunatamente sì, solo qui. Sì, solo qui. Solo qua? Da poco tempo, dopo tuo consiglio, quando ero venuto all'Open Day, che hai detto di provare ad ascoltare il pianoforte da sotto, allora un giorno... Ho beccato uno che l'ha già fatto! Posso anche dire di non averlo fatto? No, va bene, no, va bene, non ha nessuna importanza, perché tanto dopo, quando ci scolleghiamo, non sarai da solo, ma ci saranno proprio tanti ragazzi che li chiamerò sul palcoscenico per riuscire a comprendere e a vivere questa esperienza. Certo. Per cui adesso ce la fai vivere tu, Jacopo, grazie, metti qua il microfono un attimo, vai sotto. Voi dite, ma cavolo, il pianoforte io non si sente da sotto, si sente da sopra. Sì, ho capito, ma per riuscire a comprendere come funziona, consiglio a tutti di farlo. Perché così almeno cominciamo a parlare della qualità del suono e soprattutto dell'esperienza del suono. E quale differenza c'è tra la dimensione digitale e la dimensione analogica. Jacopo, vai! Thank you.
Ok, esci da lì. Ho capito che magari potresti starci tutto il giorno. Io... Prego. Allora, ci racconti che cosa hai vissuto? Beh, appena hai iniziato a suonare mi è arrivata una botta bellissima. Non è fantastico, è proprio una sensazione avvolgente. Suono bello caldo, pieno, bellissimo. Ok, allora, quello che bene o male accade è quello... è l'esperienza di essere non soltanto avvolti da un suono, ma di essere accarezzati nel nostro intimo. È come se a un certo punto ci fosse una sorta di grande carezza nell'anima e la fisicità del suono diventa qualche cosa che finalmente non viviamo solo nella testa. Se c'è una cosa che bene o male caratterizza la dimensione musicale è proprio quella di come si può dire, farci reagire per istinto, ci fa reagire per istinto, quindi la musica di reazione che, o per reazione, che è una musica che ovviamente vale e va, e oggi riusciremo anche a capire come funziona questa musica per reazione. Però rimane sempre qualche cosa che sta un po' lontano da noi. La viviamo spesso e volentieri con la testa oppure con il corpo. Musica di reazione e musica di elaborazione. Musica che si elabora, musica che si vive come un elemento di risposta automatica. Questi due elementi sono due elementi di cui dobbiamo tenere conto, perché sia l'uno che l'altro hanno delle caratteristiche estremamente interessanti. Intanto grazie. Grazie. Allora, cambiamo la slide, andiamo avanti. Ci tengo a rimarcare che questa è la slide iniziale, ma sarà anche la slide finale, dove l'essenziale per l'ascoltatore e musicisti non è giudicare cosa sia meglio o peggio tra i due, quindi analogico e digitale, ma comprendere le differenze tra le diversità, avere consapevolezza della loro natura per poter scegliere con più gusto e coscienza la musica che più ci affascina. È una cosa che si ricava dal libro che, se qualcuno lo vuole andare a leggere, si chiama Pianeta della Musica. Quindi, avanti. Il tema di questo incontro è la qualità del suono e per conseguenza la qualità dell'energia della musica. Dobbiamo cominciare a considerarla un'energia, non soltanto qualche cosa che si muove nell'aria casualmente. Quindi mostrare le ragioni della dura contrapposizione della generazionale tra gli ascoltatori nati nell'era analogica e i figli dell'epoca elettronico-digitale, provando a superarle. Queste tre considerazioni, che sono considerazioni sulla magia di godere dell'energia vitale dei suoni naturali, quelle di creare quelli artificiali e la replica sonora, sono cose che questa mattina godremo insieme e vedremo quali sono le differenze, senza mai giudicare cosa è meglio, cosa è peggio, solo e esclusivamente cosa sono e quali sono le differenze. Andiamo avanti. Ora, prima di entrare nel merito di questa slide, io però vorrei sentire alcuni amici, perché il tema degli ascoltatori e quindi il tema in qualche modo della utilizzo degli ascoltatori solo come merce per fare mercato, senza occuparci di dare loro la possibilità di avere una cultura che vada al di là di quello che poi i ragazzi imparano a scuola. Qua siamo un'eccezione, quindi lasciamo perdere il CPM, ma stiamo parlando delle scuole, quindi è come viene considerata la musica e quindi come crescono gli ascoltatori. È certo che fino ai 21 anni, 20, 22 anni la musica è essenziale, è meravigliosa, è straordinaria, e dopodiché a un certo punto questa straordinarietà finisce per andare nel dimenticatoio. Perché? Perché arriva la famiglia, perché arriva il lavoro, perché arrivano determinate cose. A un certo punto si cresce e la musica che ascolti o che ascoltavi cominci a non ascoltarla più. Ma non è che cerchi la tua musica, perché non c'è nessuno che ti dice guarda che la musica che hai ascoltato fa parte di un periodo che è quella della tua
della tua generazione. E poi quando vai avanti nel tempo, tu cresci, ma puoi anche crescere in esperienza, puoi anche crescere in valore, nella percezione del valore, puoi anche andare a cercare la tua musica al di là di quello che ascoltavi quando avevi 16 anni. Ecco, questo compito è un compito che è lasciato un po' alla casualità, non c'è un progetto didattico complessivo. Certo, voi che fate questo mestiere lo portate avanti, ma provate a immaginare il 98% delle persone che potrebbero in qualche modo ricavare tanto dall'esperienza dell'ascolto musicale, arricchire la loro sensibilità, sentirsi più vicini agli altri, perché questo fa la musica, percepire la dimensione delle differenze senza immaginare di doverle giudicare, così come i generi. Cosa vuoi giudicare un genere? Meglio uno che l'altro? No, semplicemente sono forme. Allora io su questo rapporto con gli ascoltatori e quindi sulla necessità di dare qualità, coscienza e notizie soprattutto veritiere di che cos'è effettivamente e che cosa produce il mercato musicale, ho deciso di chiamare tre amici. Il primo è Claudio Trotta. Vediamo se riusciamo ad averlo con noi. Qua vedo che vanno tante... C'è un bellissimo coniglio che non assomiglia a Trotta, vi assicuro. E quindi ditemi cosa devo fare, perché... Ok, beh sì, se vuoi intanto suonare, no, basta che non mi fai... No, un'atmosfera triste e malinconica, no. Qualcosa... Va bene The Sting, una cosa di questo genere. Ok, vogliamo provare a chiamare qualcun altro? Vogliamo provare a chiamare Flavio Ceravolo? State cercando di chiamarlo al telefono? Ah, ok, va bene. Siamo qua così, stiamo cercando di avere... Va bene, in qualche modo ce la faremo. Perché voglio fare tre domande brevissime che mi sono scritto qua, perché io non sono Maurizio Costanzo, ma ogni volta che devo fare sta roba sembro quello lì. Ed è una fatica immensa, perdonatemi, perché non ho la sua bravura. Perché lo voglio fare? Per il semplice fatto che, per esempio, ultimamente mi è capitato di vedere in televisione uno spettacolo dal vero, non dico quale, fa niente, dove praticamente era uno spettacolo in streaming, in diretta, in playback. Cioè, uno spettacolo in streaming, in diretta e in playback. Io che cosa avevo e che cosa potevo vivere di questa cosa? E poi mica me l'hanno detto, cioè non è che mi hanno detto lo spettacolo è questo, sta cantando in playback, ha finta di cantare, quell'altro. No, l'ascoltatore in qualche modo vede tutto come un'unica verità, ci crede perché? Perché quello che non gli viene dato, poi in qualche modo ce lo mette lui. Cioè, non so come spiegare, ce lo mette lui nel suo volere in qualche modo emozionarsi, nel suo volere in qualche modo essere partecipe di questa cosa. Va bene, cosa devo fare? Problemi tecnici. Prima non c'erano i problemi tecnici. Il bello della diretta, ragazzi. È possibile chiamare qualcun altro? È possibile che senza telecamera non parta? No. Scusate, ma vediamo un po' se ce la facciamo.
Ma Trotta l'avete sentito per telefono? Ecco, allora, vieni qua un attimo col telefono. Col telefono... Claudio? Sì, ciao Franco, io sono collegato da una bella oretta, diciamo che mi hai abbastanza sequestrato. Mi dispiace. Funziona, beh, fa niente, nessun problema. Allora, io non, purtroppo non faccio questo mestiere, per cui se vuoi cambio il personale, adesso vedo un po' di capire. Siete tutti licenziati, ragazzi. Nessun problema, lo dico per ridere. No, vabbè, ma non lo dico per ridere, licenzio tutti. Mi sono collegato prima con Skype, poi con Team, fa niente. No, allora adesso però la tua voce è bella chiara, c'è il microfono. Parliamo di quello che dobbiamo parlare. Bravo, allora io ti faccio la domanda ufficiale. Allora, io volevo sapere da te, oggi, se all'ascoltatore secondo te viene data un'informazione puntuale e veritiera sulle caratteristiche e le qualità del prodotto musicale che ascolta nelle performance live o in altri contesti, e quindi secondo te se gli ascoltatori si sono abituati ad assimilare tutto ciò che gli arriva da un punto di vista di qualità e veridicità dei prodotti senza fare domande, quanto è importante che invece queste domande se le facciano? Allora, la risposta secca è assolutamente no, e non lo è. Io lavoro, come ben sai, nella musica da più di 40 anni e posso dire che non lo è almeno da 50 anni. Non lo è stato prima dell'avvento dell'era digitale, perché c'era un'enorme confusione, per esempio, linguistica. Con la parola festival si metteva assieme, che ne so, il Festival Bar, che era totalmente in lip singing, chiamato erroneamente in Italia playback, si metteva assieme il Festival dell'Unità, dove si mangiava le salamelle e c'erano anche dei concerti, e si metteva assieme il Festival di Sanremo, dove ci si esibiva dal vivo con un'orchestra, e si metteva insieme la parola festival quando io lanciai nel 1994 il primo festival rock a pagamento di genere anglosassone, Sonoria, e dove proprio feci un'enorme fatica a spiegare che la parola festival non era nulla delle tre tipologie di prima. Non è assolutamente, manco adesso, trasparente, tant'è che, ricordando un episodio tragico, l'episodio di Corinaldo, dove per una ospitata di Sfera Ebbasta sono morti svariati ragazzi, è un esempio, adesso mi arriva una telefonata mentre sono con voi, sono a posto, ecco, mi sentite sempre? Sì, tranquillo. Sì, sì. È un esempio della poca trasparenza. Quella era un'ospitata, in gergo significa che Sfera Ebbasta si sarebbe dovuto presentare in quella discoteca semplicemente per arrivare, girare in mezzo alla gente, ma neanche poi tanto, perché li inseriscono in gabbie tipo di area VIP o cose di questo genere, per farsi vedere, forse firmare qualche autografo, forse fare qualche foto. Bene, di fronte al disastro che è successo, tu ricorderai, con purtroppo dei ragazzi che sono morti perché tenuti in condizioni disagiate, pericolose e sicuramente in sovracapienza, ricorderai che la maggior parte dei media, ancora adesso purtroppo, usarono la parola concerto. Quindi non c'è nessuna trasparenza. Io molti anni fa, devo dire, amico mio, prima che tu scrivessi questo meraviglioso decalogo dei diritti alla consapevolezza dell'ascoltatore, molti anni fa, quando i biglietti li stampavamo noi e non eravamo legati e omologati alla biglietteria elettronica, dove le avvertenze sono standard e non si può intervenire, nelle mie avvertenze nelle avvertenze dei biglietti di Barley Arts avevo inserito una frase che recitava più o meno:
il concerto è interamente live, ma potrebbe prevedere qualche suono campionato. Perché lo feci? Lo feci perché purtroppo ci sono molti cantanti italiani, internazionali, molti gruppi italiani e internazionali che spacciano, e la parola spaccio in questo caso la uso in forma negativa, si può anche essere dei pusher positivi. Purtroppo qua non siamo in video in questo momento, ma alle mie spalle ho una meraviglia di vinile che tu ben conosci. Io mi sento un pusher di bellezza, e quindi il termine è anche usato propriamente, ma invece nel caso in cui stavo dicendo, molti cantanti, anche famosi italiani, internazionali e quant'altro, hanno questa brutta abitudine di esibirsi nei concerti o non cantando dal vivo, o addirittura non suonando dal vivo, o avendo dei musicisti nascosti. Non c'è alcuna trasparenza nel quello che è la qualità della musica, non c'è neanche alcun diritto per chi ascolta. Faccio un esempio, un altro genere limite: io sono andato a processo, come tu ben sai, per i 22 minuti più in cui Bruce Springsteen si prese nel 2008, mi pare, però potrei sbagliarmi sull'anno, a San Siro, andando oltre l'orario che la licenza prevedeva. Questo fatto mi ha portato ad andare a processo richiesta dei residenti della zona, di alcuni residenti della zona di San Siro. Poi dopo magari potremmo aprire una parentesi su come buffa la vita. Alcuni di questi residenti adesso si trovano insieme a me nel comitato che sta lottando per non battere lo stadio di San Siro, ma questa è la vita. Che ti è successo, Claudio? Cioè, che cosa poi... Andai a processo perché in Italia è un reato penale il disturbo della quiete pubblica. Quindi il disturbo della quiete pubblica è comparato quello, io abito in piazza Leonardo da Vinci, che viene consentito dal nostro sindaco, dalla nostra giunta, malamente ormai da mesi in piazza Leonardo da Vinci, quasi tutte le sere fanno dei rave che nessuno interrompe e vanno avanti fino alle 3, alle 4 del mattino. No, però Claudio, ti riporto per chiudere. Mi farebbero molto arrabbiare, è comparato al fatto che un artista suona 22 minuti in più. Ecco, i diritti, e poi finisco, non sono solo di chi abita vicino a dove c'è un luogo pubblico demandato a fare spettacolo pubblico, ma sono anche degli ascoltatori che partecipano a quell'evento, e sono sia di poterlo sentire con un volume adeguato, sia di poterlo sentire, e questi sono i temi a te molto cari, in maniera adeguata e non con un esubero di bassi stupido e idiota, ma con dei balance che siano decenti. Fra l'altro, poi su questo bisognerebbe anche parlare di che cos'è il suono in una location. Troppo spesso si pensa che il suono è determinato solo dalla location, invece non è così. Quindi, per tornare alla tua domanda madre, non c'è alcuna trasparenza, non c'è alcuna tutela per l'ascoltatore, e purtroppo non è neanche nessun ascoltatore che faccia sentire la propria voce in maniera adeguata, mettendosi assieme e discutendo di temi importanti e non di cazzate, come purtroppo spesso e volentieri succede di leggere nei social. Grazie Claudio, grazie Claudio. Cercheremo di farlo anche, questo è l'inizio di una strada, ti ringrazio ancora, è l'inizio di un percorso, soprattutto che coinvolge i ragazzi, perché queste tematiche devono coinvolgere loro, non noi. La musica che abbiamo fatto l'abbiamo già scritta, le cose che abbiamo già... e continueremo a scriverla, per carità, però diciamo che è un testimone, che è una riflessione che ovviamente offriamo ai ragazzi. E adesso volevo sentire invece, ce la facciamo ad avere Flavio Ceravolo? Volevo sentire invece l'opinione rispetto a quello che è il ruolo della musica d'oggi, da un punto di vista proprio della provare a
a sollevarci un pochettino da terra e vedere davvero qual è il suo ruolo, perché qua davanti a me ho gli insegnanti di domani, ho gli artisti di domani, ho le persone che in qualche modo poi avranno di fronte a loro giovani, perché loro non saranno più giovani, e che cosa gli raccontano, quanto sono bravi. Noi siamo prima di tutto un ente formatore, ma soprattutto amiamo dire che proviamo a motivare nel modo corretto e giusto i nostri studenti. Vediamo se ce l'abbiamo, Flavio Ceravolo. Bravo. Come? Non ho capito. Ah, bene. Flavio, ci sei? Ciao Flavio, eccolo qua, senti? E noi non ti sentiamo, ti vediamo ma purtroppo non ti sentiamo. Vabbè, ma quelle dita lì non so tanto... Attiva sottotitoli, tu c'hai tutto aperto, c'hai... Tu ci senti? Tu ci senti? Ci senti? Ok. Allora tu ci senti, ma noi non ti sentiamo e non capisco perché. Ok, lo chiamiamo al telefono per favore, vieni. Mi dispiace, ma devo licenziare tutti qua, cosa vuoi che ti dica? Non, c'è già Claudio Trotta che mi ha fatto un cazziatone prima, e quindi adesso vediamo se riusciamo a recuperarti telefonicamente. Ah, ok, allora la domanda... che devo farti, te la faccio e ti pregherei di essere breve perché il tempo ci è volato via. La musica popolare è sempre stata specchio della società. Come la vedi oggi? Stretta e assoggettata al nostro tempo oppure al lavoro per una società migliore? Ma la musica oggi è in una situazione che io definirei di possibile disorientamento. Perché da un lato la società intorno a noi è una società disorientante, fatta di grandi tensioni, fatta di grandi sofferenze, fatta anche di moltissima rabbia. Scusate, aspetta un secondo. Fabio Ceravolo è il rettore di un dipartimento di sociologia dell'Università di Pavia e quindi si occupa proprio di comunicazione e quindi non sta parlando perché... diciamo ha un particolare sentire, ma sono riflessioni sui suoi studi. Perdonami Flavio. No, figurati. Allora, ti dicevo, secondo me dobbiamo stare attenti a capire quali sono i significati sociali che la musica può assumere. Da un lato, in un periodo di così grandi tensioni è giusto e forse in qualche maniera necessario che la musica sappia interpretare queste tensioni e rappresentarle nel mondo, ma questo è solo un pezzo del significato sociale che la musica può assumere nel nostro tempo. Mi verrebbe da dire che c'è anche tutta una dimensione
di ricostruzione del nostro tempo e del nostro modo di vedere le relazioni sociali, che in qualche maniera la musica sta un po' perdendo. E lo sta perdendo perché non pratica alcuni linguaggi sonori, pratica molto spesso un linguaggio molto aggressivo e molto meno un linguaggio capace di indurre consapevolezza e capace di indurre anche una riflessione sulla necessità di cambiare i toni delle relazioni fra le persone. È provato da numerose ricerche scientifiche, ma abbiamo fatto anche noi insieme con il CPM. La somministrazione di musica ha degli effetti importanti nella costruzione dei vissuti delle persone. Ha degli aspetti, ha dei fattori importanti che influenzano il loro modo non solo di vivere le situazioni, ma di comprenderle, di interpretarle. E allora, se la musica non assume anche questo ruolo, lasciatemelo dire, educativo, il rischio è che diventi solamente un elemento di ulteriore aggressione nei confronti del nostro tempo. È giusto, torno a dire, io non sono contrario all'idea che la musica svolga anche questo ruolo critico, questo ruolo di sorveglianza nei confronti delle storture del nostro mondo, però deve avere anche un ruolo costruttivo, deve avere anche un ruolo di riorganizzazione e un ruolo di rieducazione anche a un nuovo modello di bello, coerente con le esigenze di un mondo che è in grandissima sofferenza. Grazie.